Bella ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo video. Intanto che vado verso la telecamera molto elegantemente, vi volevo dire che appunto ragazzi è andata come è andata, quindi è stata una stagione abbastanza pifferosa. Vediamo se... no, è molto lento comunque. E quindi è stata una stagione un po' così e va bene dai ragazzi, cioè capita, è andata così e va bene, però ci sarà un'altra stagione e di solito questo nel canale di Miracle Man non succede, nel senso che di solito quando finisco la prima stagione si aspetta l'uscita di NBA 2K17. Qui no ragazzi, qui si continua e spero che siate contenti di questa cosa, perché è molto importante anche sentire sempre il vostro parere. Comunque questo è un video pre-stagionale, cioè per vedere un attimino cosa è successo nella Lega, e sono successe veramente tante cose ragazzi, cose che secondo me nemmeno voi vi potete immaginare, veramente è successo di tutto e lo andiamo a vedere subito. Per prima cosa ragazzi, l'MVP dell'anno scorso appunto è stato Miracle Man, sono riuscito a guadagnarmi questo premio, sono molto felice di questa cosa e quindi vediamo un po' cosa è successo invece per quanto riguarda il campionato. Ebbene sì ragazzi, Oklahoma City Thunder ha vinto contro Cleveland Cavaliers 4-2 nella serie finale, quindi Oklahoma City Thunder è campione NBA. Nell'anno precedente i Bulls e quest'anno Oklahoma City Thunder, quindi bene, bene, non me lo sarei mai aspettato, però ottimo per Oklahoma City. Dall'altra parte ragazzi, a parte capi classifica di Lega, quindi sono stato anche il miglior marcatore della stagione, vediamo com'è andato un po' a rimbalzi. Whiteside ragazzi è il miglior rimbalzista, no non è vero, sì è il miglior rimbalzista della scorsa stagione, quindi molto buono. Assist a partita ovviamente Westbrook è stato il migliore, palle rubate Mike Conley, stoppate per partita Anthony Davis 2,8, io credo di non esserci andato tanto lontano, però Davis l'ho vinto per la terza volta consecutiva, rendiamoci conto di questa cosa. Minuti per partita Mike Conley è stato quello col minutaggio più alto in assoluto e basta, punti si ritorna da Miracle. Eccoci qua, proprio questo volevo farvi vedere. Tim Duncan, Kobe Bryant e Kevin Garnett non ci saranno più, quindi neanche Tim Duncan. Ovviamente ci sono giocatori come Aldridge che supporteranno gli Spurs sostituendo Tim, però sappiamo tutti che Duncan comunque è un giocatore veramente importante per San Antonio e dovranno farne a meno per la prossima stagione. Stessa cosa vale per i Lakers con Kobe Bryant e stessa cosa vale per Minnesota con Kevin Garnett. Per quanto riguarda i record NBA c'è questa cosa qui, tiri da 3 realizzati 16, sono entrato nella storia dell'NBA con i tiri da 3, quindi veramente veramente molto importante questa cosa. Arriviamo al dunque ragazzi, visto che le prime partite della stagione sono già state giocate e Miracle Man deve ancora decidere in che squadra andare, quindi arriviamo al dunque di questo video ragazzi. Dove andrà Miracle Man? Perché non ci guardiamo un po' tutte le squadre? Visto che qui ci sono tutte 30, ce le andiamo a vedere un po' tutte. Molto velocemente, ragazzi, non starò lì a soffermarmi troppo su ogni squadra. Allora, vediamo un po'. Cosa è successo? George Hill, Monta Ellis, Paul George, Trevor Booker e Turner saranno il quintetto titolare dei Pacers. Ovviamente ci potranno essere modifiche, ragazzi, come vedete ci sono state anche dei cambi, almeno credo, sì. Poi ci sono ovviamente questi giocatori qui che sono, credo appunto, i giocatori inventati, alcuni giocatori sono quelli là creati proprio per ripristinare, diciamo, i giovani della squadra. Quindi alcuni ovviamente c'erano già, altri invece sono stati creati. I Nets invece, Isaiah Kenan, Tim Hardaway Jr., Malcolm Cage, Thaddeus Young e Brook Lopez, ragazzi. Per quanto riguarda New York, Sean Livingston, Aaron Aflalo, Carmelo Anthony, Porzingis, porca miseria, e Larry Sanders, ragazzi. Guardate quante cose da vedere.
ma soprattutto Rajon Rondo, Wesley Matthews, Chandler Parson, Pau Gasol. E mi soffermo qui. Harry Kai per invece Dallas, che terrà fuori Nowitzki. Terrà fuori Nowitzki per fare spazio a Pau Gasol. Ma quindi chi è andato ai Bulls? Ma Pelicans, Holiday, Evans, Caspi, Anthony Davis e Jordan Hill. Per i Nuggets invece Moody, Will Barton, Gallinari, Farid e Nurkic. Qui cominciano le novità. Che cacchio è successo? Cos'è successo? Comunque, Irving, J.R. Smith, Doug McDermott, Kevin Love e Anderson Varejao. Quindi è successo qualcosa, ragazzi, qui, eh? È successo qualcosa. Magic, Smart, Oladipo, Gay, Gordon e Vucevic. Per i Warriors, Curry, Thompson, Barnes, Green e Mozgov. Ma Phoenix invece si presenta con Bledsoe, Booker, Warren, Morris e Tyson Chandler. Altra cosa importante è successa. D'Angelo Russell, Louis Williams, LeBron James ai Lakers. LeBron James ai Lakers? Randall e Hibbert. Per quanto riguarda altri, vedo che comunque è sempre la stessa squadrettina. Anche della vedova. Ah! Charlotte con Kemba Walker, Holiday, Kid Gilchrist, Nene e Jefferson prova ad arrivare ai playoff, però Chi ci ha eliminato l'anno scorso? I Grizzlies, e guardate un po' come si presentano. Conley, Wade, Jeff Green, Zach Randolph e Mark Gasol. Ho la netta sensazione che questi punteranno nettamente al titolo. Molto nettamente, ragazzi, molto nettamente. Ed è anche una bella squadretta, ragazzi. I Chicago Bulls invece si presentano con Aaron Brooks, ma ovviamente, ragazzi, c'è sempre Rosa, Jimmy Butler, Lawrence O'Brien, Ty Gibson e Whiteside. 81. Ragazzi, i Bulls hanno migliorato qualcosina. Rose probabilmente è infortunato per essere stato messo così in fondo. Però non li vedo male i Bulls. Devono migliorare un po' nel ruolo di ala piccola, però sono bene, cacchio. Andiamo ai Bucks, ragazzi. Carter Williams, Middleton, Greg Monroe e JJ Hixon. Per quanto riguarda invece i Wizards, John Wall, Bradley Beal, Jared Dudley, Jerebko e Gortat formano il quintetto di Washington. Portland ovviamente si presenta con una piccola novità, che è Shabazz Mohamed. Ali Miracle rimane ovviamente per adesso nei Portland Trail Blazers, quindi Damian Lillard, Shabazz Mohamed, Ali Miracle, Ed Davis e Mason Plumlee. Altra novità della squadra, Ben McLemore, Mike Dunleavy e basta. Oklahoma City, dopo la grande vittoria nella scorsa stagione, quindi sono i campioni in carica, si presentano con Russell Westbrook, Gerald Anderson, che hanno preso proprio da Portland, Kevin Durant, Serge Ibaka e DeAndre Jordan. Quindi niente male, ragazzi, questa squadra, niente male. Gli Spurs ovviamente si indeboliscono un pochino senza Tim Duncan, però secondo me possono arrivare lontano ugualmente, e si presentano con Tony Parker, Danny Green, Leonard, Aldridge e Maris Spakes. Quindi anche loro vogliono puntare ovviamente al titolo quest'anno. Quindi i Kings si presentano con Collison, Alex Eaton, Tobias Harris, Patrick Patterson e DeMarcus Cousins. I Clippers con Chris Paul, JJ Redick, Luol Deng, Blake Griffin e Enes Kanter. Bargnani, Crawford, Pierce, Anthony Morrow,
E questi quest'anno fanno qualcosa forse, eh? Pecca un po' alla piccola, però Luol non è sicuramente un brutto giocatore, quindi... Cacchiarola, che squadretta. Houston si presenta con Ty Lawson, James Harden, Trevor Ariza, Monte Giunas, quindi forse sono un po' deboli con le due ali, però vabbè, Dwight Howard prova a risolvere tutto. Da solo praticamente. Per quanto riguarda il resto della squadra, non credo che ci siano molti innesti importanti. I Raptors si presentano con Kyle Lowry, DeMar DeRozan, DeMarre Carroll, Marvin Williams e Jonas Valanciunas. I Jets si presentano con Clarkson, Burks, Hayward, Favors, Gobert. Non hanno... Tra Hayward, Favors e Gobert non sono assolutamente male questi, eh? Detroit invece si presentano con Jennings, Bellinelli, Stanley Johnson, Ilyasova e Andre Drummond. I Wolves, i Timberwolves, ragazzi, giovanissimi e fortissimi, si presentano con Ricky Rubio, Kevin Martin, Andre Wiggins, Lowe, Karl Anthony Towns. Manca un'ala grande importante qui e secondo me questi arrivavano tranquillamente ai playoff. Cacchiarola, questi arrivavano ai playoff. Lavin, Pekovic, peccato. Peccato perché è una bella squadretta. Villanueva. Non possono mettere Villanueva. Vabbè, magari sono cose che vedremo più avanti durante la stagione, però i Wolves vogliono puntare perlomeno ai playoff. Boston si presenta invece con Isaiah Thomas, Bradley, Crowder, Salinger e Zeller, quindi forse un altro anno un po' così per Boston. Miami, secondo me, è quella che si è indebolita di più. Goran Dragic, Randy Foy, Wilson Chandler, Chris Bosh, Henry Sims. Ragazzi, si sono indeboliti tantissimo e non credo che abbiano fatto qualcosa per migliorarsi di nuovo. Quindi probabilmente ci saranno degli acquisti da parte della squadra o ci saranno degli scambi più avanti. Quindi molto molto strana questa decisione dei Heat. Yokes con Jeff Teague, Kyle Korver, Joe Johnson, Paul Millsap e Al Horford. I Sixers invece si presentano con Pierre Jackson, Cameron George, Covington, Landry, Okafor e... Quindi ragazzi, abbiamo finito la carrellata di tutte le squadre e delle novità. Ovviamente siamo alle prime partite di campionato, quindi potrebbero esserci degli scambi importanti. Ma soprattutto, riguardando questo video mille volte, ragazzi, perché lo riguarderete 680.000 volte, per vedere un attimino come andrà questa stagione e quali sono le nuove squadre. Quello che vi dico io è, pensateci bene, facendo una carrellata di tutte le squadre più e più volte, dove Miracle potrebbe giocare la prossima stagione. È un'idea comunque, ragazzi, non vi dico di darmi un consiglio, proprio quello che penserete voi, perché poi la mia decisione sarà sempre mia, diciamo, però ovviamente sapere i vostri commenti è sempre una cosa importante e chissà che magari non riesco a prendere qualche buon consiglio, però diciamo che di solito non voglio fare sondaggi sulla scelta della squadra o cose del genere, preferisco poi scegliere da me, ma voglio comunque un vostro suggerimento, una vostra scelta, quello che appunto vedete meglio per Miracle Man, per cercare di puntare al titolo. Cosa molto importante è che non so questa cosa qui e vorrei parlarne anche con voi. Ci sono squadre che hanno un'ala piccola molto forte, ma che hanno un'ala grande che fa veramente schifo, per esempio. Facciamo questo esempio qui. Non so se andando a giocare in quella squadra potrebbero spostarmi come ala grande. Quindi magari riuscirei, che ne so, vi faccio un esempio stupido, parliamo di una squadra che ha un'ala piccola forte, che ne so, Kevin Durant per esempio, Carmelo Anthony, Paul George. Andando a giocare in una squadra di queste, c'è la possibilità che mi spostino da ala grande? Questa è una domanda che mi sono sempre chiesto. Se sacrificano quel giocatore per far giocare me, oppure mi spostano ad ala grande per farci giocare insieme, oppure spostano lui alla grande per farci giocare insieme. Quindi sono tante cose, ragazzi, tante domande che rullano per adesso nella testa di Miracle, che vi posso assicurare ha tantissime offerte in corso. Quasi tutte le squadre hanno 100%, se non tutte, di volontà di scambiarmi, di tenermi in squadra. Andiamole a vedere.
sono quasi tutte al 100%. Le uniche squadre che appunto non vogliono al 100% Miracle, ma con un interesse altissimo, sono i Lakers, i Raptors, i Pacers e i Bucks. Bucks ovviamente perché vogliono far crescere le loro due ale piccole, però per il resto ragazzi ci si può sbizzarrire veramente. Fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate non solo di questo suggerimento, ma anche del fatto degli scambi, i giocatori che ne so, Wade ai Grizzlies, LeBron ai Lakers, Pau Gasol anche si è spostato a Dallas. Quindi ragazzi, fatemi sapere veramente, un casino di commenti ci vogliono qui ragazzi, perché tra suggerirmi la squadra e tra dirmi cosa ne pensate degli scambi e tra parlare della stagione, di come sarà, di che cacchio succederà, cioè ragazzi veramente, e tanti tanti like ragazzi per l'inizio della nuova stagione. Se volete una nuova stagione, non faccio il pifferaio da dirvi se raggiungiamo un tot di like faccio la stagione, se no non la faccio, perché non lo voglio fare in questa situazione, ma voglio assolutamente che ci siano tanti like per far iniziare una nuova stagione su NBA 2K16. Mi farebbe davvero molto piacere. Ragazzi, ci vediamo nel prossimo video. Aspettate che vi faccio salutare da Miracle. Miracle saluta. Ma cacchio, guarda bene. Ma questi sono tutti i premi che ho vinto. Intanto che salutiamo, vi faccio una carrellata dei premi. Ci vediamo nel prossimo video. Bella!